GF VIP 7, Giovanni Ciaciduro contro Marco Bellavia, non malato di depressione, sono sicuro sia stata tutta una montatura. Giovanni Ciacci è stato uno dei protagonisti dell'attuale edizione del GF VIP, che però per lui si è conclusa con largo anticipo. Ciacci infatti è uscito a seguito del caso Marco Bellavia che aveva creato molto scalpore sia fuori che all'interno della casa. Una volta uscito dal reality lo stylist si è ritrovato a combattere contro gli haters che più volte lo hanno minacciato di morte. Oltre a insultarlo con messaggi e appellativi poco consoni. Nonostante ciò però Ciacci intervistato da Superguida TV ha confidato di non essersi mai pentito di aver partecipato al GF. Poi l'ex vippone è tornato a parlare del caso Marco Bellavia e ha affermato senza remore che a suo avviso si è trattato di una montatura. Ciacci nel corso dell'intervista ha anche parlato di Gegia e della sua reazione alla decisione dell'ordine degli psicologi di radiarla dall'albo dopo le affermazioni fatte su Bellavia. Successivamente Giovanni ha fatto riferimento anche ai suoi ex compagni di avventura ribadendo chi lo ha colpito positivamente e chi invece lo ha deluso. Infine lo stylist ha dichiarato che dal punto di vista sentimentale le cose stanno proseguendo per il verso giusto. Il beton dopo care lo in team, si el devine tare in team, ca sai beton underground, no, si apte am dat tonu, da nu ca voda fonu, si acum rapu e moda, oh no, așa e, si zici că stom fort, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hipa prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau și o scară mare, astrologia treabă ca...